il capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, accompagnato dal prefetto di Foggia, dal commissario straordinario per il comune di Foggia e dal questore della provincia di Foggia, procede allo scoprimento della stele dedicata ai caduti. I caduti sono la carne viva della Polizia di Stato e sono loro ad indicarci giorno per giorno la via luminosa da seguire. Queste le parole del prefetto Lamberto Giannini, capo della Polizia di Stato e direttore generale della Pubblica Sicurezza, in visita alla Questura di Foggia per partecipare alla cerimonia in onore dei caduti della Polizia. Nel corso della commemorazione, alla quale hanno preso parte le massime autorità civili, militari e religiose della provincia di Foggia, è stata inaugurata una stela ed intitolato il piazzale della Questura agli uomini delle forze dell'ordine che hanno servito lo Stato con l'estremo sacrificio. Nella giornata è stata inoltre intitolata la nuova sala crisi multimediale alla memoria delle guardie di pubblica sicurezza Nicola Fumarulo e Antonio Gentile, deceduti per servire lo Stato. Io penso che la Polizia di Stato stia facendo molto insieme alle altre forze dell'ordine e continuerà a farlo, perché poi anche questi provvedimenti non arrivano così casualmente, ma sono il seguito di attente indagini e di attente attività. Io quello che posso assicurare è che la Polizia di Stato, sempre così come le altre forze di polizia, continueranno in un'opera di contrasto, in un'opera attenta, vicino ai cittadini onesti, per stare vicino ai cittadini onesti e per riuscire a garantire a tutti le condizioni di sicurezza. E poi sicurezza significa libertà, libertà nel diritto d'impresa, libertà di stare tranquilli quando si è per strada, ma io ritengo che siano stati fatti dei grandi passi avanti e così continueremo.